Andrea Scanzi, vedi anche tu questo rischio? Peraltro non sarebbe la prima volta che delle elezioni amministrative vengono trasformate in una specie di referendum sul governo in carica. E perché Salvini ci prova di nuovo dopo la sconfitta cocente in Emilia-Romagna? Ricordiamolo, no? Perché non sa fare altro, perché è la sua unica velocità. Salvini non è uno statista che può cambiare strategia. Salvini ha due pulsanti politicamente, il pulsante on e il pulsante off. Se ci sono le elezioni regionali, lui parte in quarta e dice: se vinco le elezioni regionali, cade il governo e torno al governo io. È fatto così. Intanto bisogna contestualizzare il Salvini di adesso. Salvini è uno che negli ultimi giorni continua sistematicamente a sbagliare tutto. Ieri è andato a fare una passerella sul ponte di Genova, non so peraltro a quale titolo, non ho ben capito perché ci fosse, e ha scambiato dei pannelli fotovoltaici per dei pannelli di metano che non esistono in natura. È uno che tuonava contro quelli che cambiano casacca e ieri è stato tutto contento di accogliere una senatrice ex 5 Stelle, mi riferisco alla Riccardi. Oggi ha trovato il tempo di fare un post vagamente fastidioso, per non dire vagamente razzista, contro un clandestino, come lo chiama lui, che è sceso dalla Sea-Watch, si è rivelato positivo e il sottotesto era: avete visto, se facciamo entrare i clandestini ci portano anche il Covid. Il piccolo particolare è che Salvini, se non ricordo male, dal 2 giugno sta passando il tempo a fare assembramenti dalla mattina alla sera, quindi quel tweet al massimo l'avrebbe potuto fare Massimo Galli, ma non Matteo Salvini. Dopodiché, venendo alle regionali, io credo che il centro-sinistra e 5 Stelle siano in grande difficoltà e immagino che ne parleremo stasera. Vorrei però dire al signor Salvini due cose. La prima è che se loro sono riusciti nel 2020 a partorire come massimi elementi regionali in Puglia Fitto e in Campania Cesaro, personaggi che erano forse vecchi politicamente già 20 anni fa, benissimo non stanno. E poi vorrei anche segnalare che proprio in queste ore Zaia si è scagliato contro la Meloni dicendo: è scandaloso che tra i nostri alleati ci sia qualcuno che non vuole fino in fondo l'autonomia. La Meloni ha risposto dicendo: Zaia, pensi a quando governavano con i 5 Stelle, devono firmare un patto antinciucio, altrimenti non mi fido della Lega. Quindi il centro-sinistra non sta benissimo. Ma pure il centrodestra non mi sembra così sano ed è sintomatico che la Meloni abbia litigato con Zaia, che infatti è uno che gode di grandi successi, mentre Salvini ogni mese perde più o meno un punto e mezzo percentuale.